Buongiorno Don Angelo, volevo farle qualche domanda per il nostro servizio. Quando è arrivata Cimenta, come, in che situazione era la parrocchia? E com'è stato il suo arrivo? La parrocchia era divisa, l'ho trovata un po', l'ho trovata divisa, non sapevo le cause, le ho conosciute, le ho sapute un po' alla volta vivendo a Cimenta. E così, in forza anche di questa divisione che ho trovato, ho cercato di muovermi, di agire sotto tutti gli aspetti, vero, spiritualmente e anche pastoralmente. E ho cercato fin dall'inizio di poter superare questa divisione che avevo trovato, cercando prima di tutto di chiedere l'aiuto al Signore con una preghiera, facendo pregare anche così indirettamente, perché il Signore aiutasse me e aiutasse anche tutti i parrocchiani a superare questa difficoltà. E ho cercato poi anche così di agire in un modo, diciamo, come si può dire, di non fare preferenze. Avevo imparato proprio, ecco, a Villa Divina di Mel, di trattare tutti allo stesso modo, di non fare preferenze. Ecco, mi sono ricordato dell'esperienza e l'ho usata, mi ricordo, anche a Cimetta. Ho cercato fin dall'inizio di non fare nessuna preferenza, di trattare tutti allo stesso modo, ecco proprio per poter superare questa difficoltà. E un po' alla volta mi sembra che col passare del tempo, portando pazienza, alle volte così, lasciando scorrere anche qualcosa che faceva soffrire, abbiamo cercato di superare. Mi pare che con la grazia del Signore siamo riusciti a superare quel tempo. E come è stato il suo arrivo a Cimetta, quali decisioni insomma è stata così? Beh, cioè, la decisione è stata una decisione così inaspettata, diciamo, per me. I superiori, così in poco tempo, ho dovuto, sì, no, io ho accettato subito, volentieri, infatti quando il vicario generale mi ha telefonato, mi aveva detto di andare su già con una lettera pronta di accettazione. Io ho fatto molto volentieri, sono andato su, ho detto di sì subito al vescovo. Sono venuto a Civita diciamo, con un po' di trepidazione, perché è una parrocchia più grossa di Sant'Anastasio, vero? Però sono venuto volentieri, insomma, ero anche giovane, anche con entusiasmo, desideroso di poter, diciamo, esercitare il mio ministero sacerdotale, insomma, così. Certo che se quando sono arrivato a Cimetta avessi saputo tutto quello che avrei dovuto fare nei 26 anni di ministero pastorale, avrei preso un po' paura, sì, ma comunque con la grazia del Signore, con la collaborazione di tante persone della comunità, ecco, siamo riusciti ad andare avanti, sono riuscito ad andare avanti, vero? Abbiamo fatto parecchie cose, abbiamo realizzato diverse cose. E dopo, com'era il gruppo di Chierichetti e com'è riuscito a farlo diventare così grande come adesso? Adesso non ce n'erano tanti, adesso non mi ricordo con esattezza quanti fossero. Però così, cioè, facevo la proposta ai ragazzi del catechismo, diciamo, invitandoli a venire senza obbligarli, vero? E così, dopo buttavo l'invito, dopo ho aspettato e così un po' alla volta hanno cominciato, dopo qualcuno, sa, chiama un altro e così. Poi a un certo punto
hanno iniziato anche le chierichette, non c'erano all'inizio, in un certo punto, così, e allora è cominciato una, veniva durante i giorni feriali a servire alla messa, e così veniva su a compiere i servizi necessari, e poi è cominciato a venire anche la domenica, e allora io gli ho dato una veste, una cotta dei ragazzi, e gli ha, ecco, poi è stato consigliato di prendere una tunica bianca, quelle che si usano attualmente, e ha cominciato a usarla, e dopo da allora hanno iniziato anche le chierichette, insomma, così. Dopo, quali sono state le sue prime iniziative, anche con il gruppo giovane? Sì, allora, fin dall'inizio, con l'aiuto delle suore, ma anche di suore Brunilde, della suora giovane che c'era la Cimetta, abbiamo costituito il gruppo dei giovani, ragazzi e ragazze. L'invito era stato rivolto a tutti, comunque con quelli che hanno aderito e facevano parte del gruppo abbiamo iniziato, diciamo, a fare delle anche iniziative, si cercava di anche fare un momento di formazione, o, diciamo, si diceva un momento di preghiera, una riflessione dal Vangelo, oppure, e poi si è cercato di fare anche delle iniziative pratiche, non so, abbiamo cominciato anche per quel concorso Presepi, e poi abbiamo il carnevale dei ragazzi, soprattutto anche la gara delle maschere, così, per i ragazzi del catechismo delle medie, quelli più grandi, quelli più giovani, facevano un po' da giuria, animavano, mi aiutavano. E poi la raccolta del ferro, una delle prime iniziative, così, per le opere parrocchiali, per altre missioni, a seconda, insomma, così, e dopo siamo andati un po' avanti, insomma, anche altre iniziative, insomma. Va bene, io penso che possa bastare. La ringrazio vivamente per queste risposte. Io ringrazio... E per il contributo. Ringrazio voi per questa opportunità che mi avete dato, insomma, è stata una cosa, una sorpresa, è la prima volta che vengo intervistato, vero? Sì, così comunque, sì, l'ho detto con il cuore, insomma. Grazie mille, Don Angelo. Prego, vabbè, e dopo Mario, un'ultimissima domanda sul percorso di fede che è stato affrontato dalla parrocchia, insomma, come si è... Sì. Si è fatto un cammino senz'altro, però si è cercato, sì, e intanto sì, io rendevo disponibile ogni settimana per le confessioni, diciamo, dopo naturalmente la predicazione alla domenica, il sabato e la domenica nella messa festiva, prefestiva e festiva. Ecco, poi anche attraverso quando per esempio in certe ricorrenze particolari chiedevo anche l'aiuto a qualche sacerdote che venisse anche a dire una parola diversa dalla mia in modo da aiutare, e poi anche con il gruppo famiglia attuale all'inizio si sono all'inizio e anche negli anni successivi si sono fatti così dei percorsi di formazione soprattutto per le coppie, per i genitori e per le coppie anche dei fidanzati, vero? Prima anche con padre Costenaro che ha avuto molto successo e ha portato un valido aiuto, insomma, alle coppie, vero? Così. Cioè, c'è stato, sì, mi sembra un miglioramento, un aumento anche, diciamo, credo che la vita spirituale,
la partecipazione anche ai sacramenti, la partecipazione anche alla, alla messa. Sì, mi pare che c'è stato, in questi anni c'è stata questa, questa maturazione, questo cammino, insomma. Ecco. Va bene, grazie, è stato molto esauriente. Io direi linea allo studio.